La grande famiglia dell'Assigeco Basket diventa ancora più numerosa, con un pezzo pregiato della pallacanestro italiana. Gherardo Sabatini è infatti ufficialmente entrato a far parte del roster, con un anno di contratto. La società piacentina lo ha chiamato per colmare il vuoto lasciato da Stefano Bossi, che si è gravemente infortunato nel corso dell'amichevole contro l'Olimpia Milano nel ruolo di playmaker. Classe 1994 e un passato in Serie A2, Sabatini ha definito le pendenze contrattuali che aveva con la sua ex squadra a Treviso ed è quindi passato alla corte dell'Assigeco. La società del presidente Franco Curioni sta continuando quindi a prepararsi al meglio per l'inizio di questa stagione, che per i ragazzi allenati da coach Gabriele Ceccarelli comincerà il 7 ottobre al Palabanca contro Ravenna. Arrivano per il momento indicazioni positive da parte dei protagonisti, evidenziate nel corso della presentazione della campagna abbonamenti 2018-2019, che durerà fino al prossimo 12 ottobre. La squadra è cambiata molto perché, a parte Matteo Formenti e Modu Diouf, che era un giovane già aggregato l'anno scorso alla prima squadra, di fatto si tratta tutti di ragazzi nuovi. Squadra che è un mix di esperienza e gioventù. Tanto entusiasmo, tanta grinta, tanta voglia di fare, sicuramente una squadra che punterà molto sulla corsa, sul dinamismo, sulla voglia di aggredire gli avversari, diciamo tutti i presupposti per fare un basket divertente. Siamo partiti carichi con aspettative di volontà e di lavoro, l'infortunio di Stefano Bossi ci ha un po' frenato a livello umorale, adesso siamo pronti a ripartire con il nuovo acquisto e niente, siamo... Vogliamo la vicinanza del nostro pubblico, abbiamo bisogno di pubblico giovane, meno giovane, perché siamo una squadra appunto di ragazzi, abbiamo bisogno di aiuto, ecco, di tutto l'aiuto possibile. Che cosa si aspetta da questa stagione? Quali possono essere gli obiettivi? Ma l'obiettivo in un girone così difficile come la A2 Est è sicuramente salvarsi il prima possibile, togliersi dalle sabbie mobili dei play-out e poi divertirsi e vedere se si resta agganciati al treno play-off, che sarebbe un sogno.